gli studenti e noi tutti siamo diversi uno dall'altro, ognuno ha caratteristiche particolari. Alcuni studenti imparano meglio utilizzando il libro, altri andando a lezione, altri magari con l'esperimento interattivo. Quindi non un unico strumento risolutivo che va bene per tutti, ma piuttosto tanti modi di fare formazione usando le tecnologie nuove e usando le tecnologie vecchie. Io sono convinto che il libro, la lezione cattedratica faccia a faccia non siano ancora utili per certe persone, per alcuni tipi di studenti, quindi cerchiamo di combinare tutto per avere il massimo di efficacia della formazione. Lo scenario ideale sarebbe uno studente, un'università, una scuola in cui lo studente può scegliere in base alle sue preferenze e attitudini qual è il modo migliore per imparare.